Buonasera a tutti, saluto gli intervenuti a questa seconda serata dell'edizione 2022 di Spazio per Tutti. Come sapete, la rassegna è portata avanti dall'Associazione Ligure Astrofili Polaris di Genova e dal gruppo Astrofili Savonesi di Savona, ovviamente. Io sono il presidente di Polaris, Sandro Zappatore, che più tardi sentirete, è il presidente del GAS. Vedo ci sono anche degli amici dell'Osservatorio Astronomico Genovese nel pubblico che saluto volentieri. Ringrazio la relatrice Chiara Righi, che sarà presentata a breve da Marco Perrando. Ringrazio entrambe le associazioni organizzatrici. Ringrazio tutti voi intervenuti e auguro buona serata a tutti. Grazie. Grazie Gigi e buonasera a tutti. Io sono Marco del gruppo Astrofili Savonesi. Vi presento brevemente Chiara Righi, che conosco ormai da un po' di anni. Lei è nata a Genova, si è laureata in fisica e dopo la laurea ha lasciato la nostra terra, la Liguria, mare, focacce e pesto, è andata nella Brianza e si è dottorata in astrofisica. Dopo ha fatto delle esperienze alle Isole Canarie e sarà l'argomento di questa sera. Non ultimo ha partecipato a dei lavori sui neutrini astrofisici. Io non mi dilungo ulteriormente, saluto Chiara, le lascio la parola e buon ascolto a tutti, ci sentiamo alla fine conferenza. Vi ricordo solo di scrivere se avete domande nelle nostre chat sui canali YouTube su cui stiamo trasmettendo e il prossimo appuntamento, ve lo diciamo adesso e ve lo ribadiremo alla fine, sarà l'11 marzo prossimo. Chiara, a te la parola, grazie. Ciao a tutti, grazie Marco e grazie anche a Luigi e a tutti i presenti. In generale grazie ai gruppi astrofili genovesi e savonesi per essere qui. Una cosa, vabbè, Genova in particolare in questo periodo mi manca particolarmente, infatti mi sa che farò capolino molto, molto presto da quelle parti. Adesso mi trovo invece a Merate, dove lavoro. Comincerei con il condividervi lo schermo in modo da farvi vedere le slide. Chiedo un segno dalla regia di conferma che riuscite a vedere le slide. Perfetto, grazie. Come Marco vi ha detto, oggi parleremo un po' di Canarie, di caldo, ma anche se non sempre, e del telescopio molto particolare su cui ho il piacere di lavorare, che lo vedete qua in foto, tra poco ve ne parlerò. Il telescopio appunto su cui lavoro non osservano cose che il nostro occhio è in grado di vedere, ma osservano i raggi gamma. In particolare questa è un'immagine molto famosa sulle pagine di Wikipedia, comunque un'immagine abbastanza complessa che va a spiegare come tutto quello che noi chiamiamo onde radio, microonde, infrarossi, raggi ultravioletti, raggi X e raggi gamma, in realtà sono tutta la stessa cosa, sono sempre un'onda elettromagnetica che noi appunto, avendo scoperto in epoche diverse, abbiamo assegnato un nome diverso. In linea di principio il nostro occhio è in grado di vedere solo quello che noi chiamiamo visibile, che sono poi i colori dell'arcobaleno, ma se noi fossimo in grado di vedere questa onda con energie più basse o energie più alte, quindi allo stesso modo con lunghezze d'onda più corte o lunghezze d'onda più alta, o ancora frequenze alte o basse, più alte o più basse, allora riusciremo a vedere anche gli altri tipi di onda elettromagnetica. Ok. Ora, come vi ho detto, energia, lunghezza d'onda, frequenza sono tutte cose che
vanno a indicare un po' la stessa cosa, la stessa caratteristica dell'onda elettromagnetica. E in particolare le onde radio vanno, rappresentano un po' quello che noi vediamo a temperature più basse, perché anche la temperatura, l'energia ha un po' sempre lo stesso significato nell'universo. E quindi bisogna ricordarsi che energie basse significa temperatura bassa, mentre energie alte in genere significa anche temperatura molto alta. È un esempio che appunto in astronomia si vede quotidianamente. L'esempio più palese, se ci concentriamo solo nel visibile, quindi dal rosso al blu, il rosso è un'onda elettromagnetica a una temperatura un po' più bassa rispetto al blu, e questo si vede molto bene nelle stelle. Le stelle rosse sono più fredde delle stelle blu, che è poi in realtà tutto il contrario rispetto a quello che noi osserviamo invece sulla Terra. Di solito il ghiaccio lo intendiamo come cosa fredda e il fuoco una cosa calda. L'universo funziona in un altro modo. Ora, noi abbiamo costruito dei telescopi che sono in grado di vedere tutte queste onde. Il nostro occhio non è in grado di vederlo, vede solo il visibile, però siamo in grado, ormai da un bel po' di tempo, di vedere il cielo come sarebbe se fossimo in grado di vedere le onde radio col nostro occhio. E vedete, è quella. Tutte queste immagini, queste cinque immagini, non sono null'altro che tutto il cielo osservabile dalla Terra, proiettato però in quella che si chiama proiezione galattica, ovvero l'equatore di questa ellisse è la nostra galassia, la Via Lattea, e quello che c'è sopra e sotto la galassia è tutto ciò che è extragalattico, ok? E vedete che andando a vedere il cielo nelle onde radio, nelle onde microonde, nell'ottico, in tutte le altre frequenze, la nostra galassia è sempre ben visibile. Ovviamente i colori che ci sono qua sono colori falsati, sono colori che si adattano bene al nostro occhio. Però intanto vi dà un'idea del fatto che le onde radio riescono a vedere molto bene la galassia. Quindi la galassia, nostra Via Lattea, produce tantissime onde radio, però un po' di onde radio vengono prodotte anche da altre cose. Vedete, ora ho questa sfortuna che io non riesco a vedere il mio mouse, quindi non riesco a puntarvi esattamente. Però nell'ellisse, se guardate un po' in basso sulla destra, spero che vediate degli altri puntini azzurrini. Quello significa che ci sono degli oggetti fuori dalla nostra galassia che emettono molto bene in onde radio. Così anche con le microonde funziona allo stesso modo. Con l'ottico, beh, abbiamo l'evidenza di osservazione di altre galassie, quindi non mi dilungo neanche. E allo stesso modo anche nei raggi X e nei raggi gamma. Ora, quello che andiamo a vedere in ogni spettro è un'informazione diversa. Perché ci serve guardare il cielo in così tanti modi diversi? Perché guardando le onde radio, come vi dicevo prima, riusciamo a vedere quegli oggetti più freddi, o comunque sono tendenzialmente oggetti un po' più quieti, che hanno delle dinamiche che ovviamente vogliamo studiare, e non potremo studiare semplicemente osservandole nel visibile. Andando a guardare i microonde possiamo osservare la radiazione cosmica di fondo, quindi avere altre informazioni e così via. Nel visibile vediamo stelle, vediamo oggetti, le galassie, le nebulose e così via. Però invece andando a più alte energie riusciamo a intravedere quelli che si chiamano oggetti estremi o ancora meglio un termine tecnico ma che fa sempre molta impressione, è quegli oggetti catastrofici, ovvero grandi esplosioni che avvengono nell'universo o quello che avviene dentro, molto vicino, non dentro, molto vicino ai buchi neri, quindi questi oggetti molto compatti che accrescono materia attorno a loro, non lo so, tantissimi altri oggetti, adesso ne vediamo qualcuno, però quello importante è che i raggi gamma, che appunto sono l'argomento che poi studiamo con i telescopi che vi mostrerò tra pochissimo, sono prodotti da meccanismi di accelerazione.
Noi sulla Terra sappiamo accelerare particelle, sappiamo accelerare la materia e il posto migliore in cui lo sappiamo fare è sicuramente il CERN. L'LHC è un grandissimo acceleratore di particelle, di protoni in particolare, e riusciamo ad accelerarli come non eravamo mai riusciti in tutta la nostra vita. E l'energia massima a cui sappiamo accelerare le particelle attualmente si trova all'LHC. Vedremo che le sorgenti che andiamo a studiare invece nello spazio superano di gran lunga il meccanismo di accelerazione. Le particelle che arrivano da quelle sorgenti, che adesso vi vado a mostrare, sono molto più energetiche delle particelle che noi acceleriamo al CERN. E com'è possibile? Quali sono i meccanismi? Com'è che possiamo anche noi raggiungere quelle energie? E tutto questo è assolutamente affascinante, prima di tutto, però è anche molto interessante per tutti quegli sviluppi tecnologici, per tutta quella branca della fisica che ancora non conosciamo, fisica che non è solo astrofisica, neanche fisica, fisica sì, delle particelle, fisica fondamentale. Che solo l'universo in questo momento ci può spiegare, ecco, ci può dare una mano a capire. E quindi andando, focalizzandoci proprio sui raggi gamma, quali sono le sorgenti che vengono che producono questi raggi gamma? Beh, sicuramente bisogna fare una separazione, parlare o di oggetti galattici o di oggetti extragalattici. E qua non volevo dilungarmi perché volevo farvi vedere più le belle immagini che appunto si riescono a vedere alle Canarie, quindi andrò molto veloce, però assolutamente poi se avrete domande vi prego di scriverle nelle chat e poi semmai a fine chiacchierata, ovviamente sono disponibile e spero di saper rispondere. Ecco. Beh, innanzitutto, guardando un po' quale sorgenti galattiche, io ho fatto un elenco abbastanza lungo, si potrebbe parlare per ore di ogni singolo argomento. L'immagine che vedete in sfondo e anche sulla destra, l'immagine più grande, è senza dubbio, anche per gli appassionati magari di astrofotografia come me, riconoscono subito la nebulosa del Granchio, la cosiddetta M1. Nebulosa del Granchio che per un cielo buono o per una buona pazienza, una molta buona pazienza astrofotografica, si può osservare in queste notti nei cieli invernali, che si trova nella costellazione del Toro. M1, che è appunto la sorgente gamma per eccellenza. È talmente importante questa nebulosa che viene utilizzata come tester. Se un telescopio appena costruito riesce a vedere la CRAB, la nebulosa del Granchio, allora vuol dire che è stato costruito bene. E vi assicuro che non è banale, nel senso che poi magari vi racconto qualche aneddoto. Comunque, la nebulosa del Granchio è utilizzata proprio come calibratore. Io posso osservare altre sorgenti che producono un flusso di raggi gamma vale 2 gamma, 2 CRAB, scusate, 2 CRAB. 2 CRAB vuol dire che produce il doppio della radiazione gamma rispetto alla CRAB. E perché si viene a utilizzare proprio la CRAB? Perché la CRAB è una pulse, sì, una super, un resto di una supernova piuttosto giovane e la sua produzione di raggi gamma è piuttosto stabile. Ora, si inizia a vedere che sta iniziando a perdere colpi, quindi di anno in anno produce un po' meno gamma, però il suo flusso è stabile e quindi è un'ottima candela, un ottimo calibratore. A seconda di quello che producono gli altri, si può calibrare in base al flusso della CRAB. Dopodiché, in basso potete vedere quelle che vengono chiamate le pulsar, appunto l'immagine in basso a sinistra è un'immagine, ovviamente una grafica, non è una fotografia. Però le pulsar sono oggetti estremamente affascinanti che
anche loro sono in grado di produrre dei raggi gamma ogni qualvolta il loro getto punta nella nostra direzione. Vedremo che i getti sono qualcosa di fortemente correlato con i raggi gamma, perché lo vedremo tra poco. Però anche sulla destra, invece in basso a destra, l'ultima immagine, quella rossa, anche lì vediamo una supernova, e vedete che anche da quella supernova si vede una specie di getto che va in direzione in alto a destra. E quello è di nuovo un getto di radiazione di materia che viene estremamente collimato, e lì si innescano dei meccanismi di accelerazione che permettono di produrre raggi gamma. E appunto vi parlavo di getti, e qua è estremamente più chiaro quello che volevo dire. Infatti le sorgenti extragalattiche che producono raggi gamma sono tutte dei getti. Vedete, tutte le immagini che ci sono tutte raffigurazioni artistiche, tranne una, che è la prima a sinistra. Questa è M87, la galassia della Vergine. Immagino che ormai sia diventata iperfamosa a causa anche della fotografia del buco nero osservata ormai nel 2019, credo, quindi ormai un bel po' di anni fa, dall'Event Horizon Telescope, che ha fatto, si dice, la fotografia del secolo, nonostante il secolo fosse appena cominciata. Vedremo cosa tireremo fuori fra qualche anno, se continuerà a essere la fotografia del secolo. Comunque, ritornando ai raggi gamma, vedete che tutte queste immagini rappresentano dei getti. Vedete questo specie di, qua lo dico e qua lo nego, raggio laser, questo raggio che si propaga da un oggetto molto compatto. Vedete che sulla destra, per esempio, in alto a destra, c'è quello che sembra essere un buco nero con un disco di accrescimento della materia che accresce, che si avvicina sempre di più al buco nero, e da questo disco parte un getto di materia e radiazione. Questo getto si pensa essere inviluppato, comunque collimato da un campo magnetico, e il campo magnetico è in grado di accelerare particelle. Le particelle, quando sono accelerate, allora riescono a produrre radiazione di energia molto elevata, quindi arrivare ai raggi gamma. I raggi gamma, che appunto probabilmente non l'ho ancora detto, però arrivano a essere anche 100 volte più energetici rispetto a quello che si riesce a produrre all'LHC, al CERN. Ok, quindi energie veramente, veramente molto alte. E qua vi ho fatto un elenco di oggetti extragalattici, che sono principalmente appunto questi nuclei galattici attivi. In realtà radiogalassie, quasar, sono tutte nuclei galattici attivi, e siccome li abbiamo scoperti in epoche diverse, all'inizio pensavamo fossero oggetti diversi, adesso sappiamo che possono rientrare tutti all'interno di questa grande famiglia, che sono appunto i nuclei galattici attivi, ovvero buchi neri supermassicci al centro di una galassia, che sono attivi, nel senso che sono ancora in grado di attirare verso di sé una grande quantità di materia. Questa materia inizia a spiraleggiare attorno all'oggetto compatto, producendo questo disco di accrescimento. Quindi la materia cresce attorno al buco nero, e in alcuni casi, nel caso delle radiogalassie, dei quasar, dei blazar e tantissimi altri oggetti che adesso non sto a elencare, viene anche prodotto questi due getti. In basso a sinistra, un'immagine ovviamente, una grafica, non è un'immagine reale, però rende molto bene l'idea di quello che succede. Si formano questi due getti di materia, e noi siamo tendenzialmente in grado di vederne solo uno dei due, solo quello che si muove più vicino alla nostra direzione. Quello che invece si allontana da noi per effetto Doppler, noi non siamo in grado di vederlo tendenzialmente. Ok,
Per andare a fare un elenco ancora brevissimo dell'importanza dei raggi gamma, quindi studiare tutta questa classe di sorgenti galattiche ed extragalattiche, ci sono anche un po' delle, come si dice, degli effetti collaterali molto positivi che ci aiutano a studiare appunto i raggi gamma, ovvero studiando i raggi gamma noi possiamo anche studiare i raggi cosmici. Cosa sono i raggi cosmici? I raggi cosmici non sono altro che particelle, come protoni, elettroni, positroni e chi più ne ha più ne metta, che si trovano ad alte energie vicino alla nostra atmosfera, entrano nella nostra atmosfera e producono lo stesso effetto che produce il nostro raggio gamma, che vedremo tra pochissimo. E quindi costruire telescopi che sono in grado di vedere i raggi gamma ci permette a gratis di vedere anche i raggi cosmici. E studiare i raggi cosmici è importante per moltissime ragioni. Innanzitutto, sempre per lo stesso effetto, accelerare un raggio gamma, che è una particella di luce, quindi senza massa, è un conto, ma accelerare alla stessa energia o superiore addirittura particelle che hanno una massa è qualcosa di straordinario. Quindi riuscire a capire, vedete qua, ok, è un grafico molto, cioè, abbastanza tecnico, però vedete il flusso di raggi cosmici che arriva sulla Terra, nel primo grafico, in alto a sinistra, il grafico bianco. Sono tutti e due bianchi, il primo grafico in alto a sinistra, c'è scritto in piccolo LHC. Se vedete, quella è l'energia massima a cui siamo in grado di accelerare particelle, i protoni, all'LHC. E quindi, non so se riuscite ad apprezzare, ma il grafico va avanti, quindi vuol dire che noi riusciamo a vedere particelle che arrivano dallo spazio ancora più energetiche. E come vi dicevo, cercare di capire come diamine sono la natura in grado di accelerare particelle fino a quelle energie è una cosa veramente molto, molto intrigante e molto interessante. E dopodiché, in realtà, i raggi cosmici sono prodotti magari a energie un po' più basse anche dal nostro Sole. Sono gli artefici, i raggi cosmici anche dell'aurora, o comunque di tutti quegli effetti anche spiacevoli che il nostro Sole può provocare sulla Terra. Un esempio sono, non so se ne avete sentito parlare, ma sono quei 40 satelliti Starlink che non sono riusciti a superare la densità dell'atmosfera a causa di una tempesta magnetica e quindi di un flusso di raggi cosmici, io li chiamo cosmici, ma in realtà se volete il cosiddetto vento solare che è arrivato sulla Terra e ha rotto alla fine, ha comunque ha reso inutilizzabili 40 satelliti Starlink. Ora, magari questo può essere visto in diversi modi, io non sarò io a dire che in quale dei tanti modi, però comunque è sempre un effetto da considerare, anche perché oltre agli Starlink esistono anche, per esempio, la Stazione Spaziale Internazionale o altri satelliti fondamentali per la nostra vita in questo momento. Quindi ovviamente tenerli monitorati, studiarli e capirne la natura è una cosa fondamentale, una cosa a cui è interessante e assolutamente fondamentale per lo sviluppo e le tecnologie sulla Terra. E poi qua vi ho elencato anche altri oggetti, cito i neutrini solo perché io alla fine ho fatto il mio dottorato, ho svolto il mio dottorato proprio su queste particelle e i neutrini sono fortemente legati ai raggi gamma. La caratteristica principale dei neutrini e dei raggi gamma è che questi non subiscono il campo magnetico, quindi nello spazio è pieno di campo magnetico, ci sono stelle che vengono chiamate magnetar, da quanto campo magnetico riescono a, da, dal campo magnetico altissimo che riescono ad avere attorno a loro. La nostra Terra è avvolta dal campo magnetico. Quindi nell'universo il campo magnetico è alla base. Tutte queste particelle che ho elencato, i raggi cosmici, protoni, elettroni, positroni, sono comunque influenzati dal campo magnetico, perciò non riusciamo a capire qual è la sorgente che li ha prodotti.
Invece con i neutrini e con i raggi gamma questa cosa siamo in grado di farla ed è per questo cerchiamo di focalizzarci proprio su di loro, sui raggi gamma e di conseguenza anche sui neutrini, perché adesso finalmente da ormai una decina d'anni abbiamo anche gli strumenti per studiare neutrini di alte energie. Un esempio è IceCube, che si trova al Polo Sud, è un chilometro cubo di ghiaccio, in modo indiretto studia i neutrini. Il funzionamento, tra l'altro, è identico a quello che vi andrò a spiegare tra poco. Per finire il capitolo neutrini e dare un po' di valore anche alle tecnologie italiane, un altro telescopio di neutrini, io lo chiamo telescopio, però forse sarebbe più corretto chiamarlo rivelatore di neutrini, di altissime energie, si troverà al largo della Sicilia, a Capopassero, mi sembra, ed è in costruzione adesso, e all'Università di Genova c'è un gruppo molto forte che ha proprio come scopo quello di studiare e di sviluppare le tecnologie per studiare i neutrini di alta energia, appunto. Ok, in realtà questa era la parte più, no, c'è ancora una piccola parte molto tecnica, e poi arriviamo al motivo delle Canarie. Perché come facciamo? Appunto, vi ho fatto una velocissima introduzione su come mai è importante avere telescopi che osservano i raggi gamma, e adesso andiamo a vedere nel dettaglio come sono fatti questi telescopi di raggi gamma. Qua abbiamo messo due immagini. Una è un'immagine di un satellite, e il satellite in questione si chiama Fermi ed è il più grande e attualmente il più importante satellite che osserva i raggi gamma. Ed è un oggetto che sta fuori dall'atmosfera perché i raggi gamma, come capiremo tra pochissimo, hanno la caratteristica che nel momento in cui interagiscono con l'atmosfera spariscono, interagiscono subito con l'atmosfera e quindi non arrivano a terra. Questa è una cosa molto positiva perché i raggi gamma sono famosi anche nella cerchia mediatica, come particelle pericolose, e in effetti la loro energia comunque sarebbe estremamente dannosa per l'uomo. Vengono utilizzati anche, per esempio, in fisica medica, però ovviamente sono estremamente focalizzati e cioè sono molto ben controllati. Secondo me, nell'accettazione comune, i raggi gamma sono famosi, almeno per la mia generazione, per Hulk. Per il professor Banner, che appunto è stato colpito da questa fortissima sciame di raggi gamma ed è diventato Hulk, oppure anche i Fantastici Quattro. Comunque nell'accettazione dei supereroi i raggi gamma entrano sempre in qualche modo. Il telescopio che invece utilizzo, cioè, quindi fortunatamente l'atmosfera ci scherma, però qualche anno fa, ormai una cinquantina di anni fa, si è trovato il modo di sfruttare il fatto che l'atmosfera schermi i raggi gamma per poterli osservare a terra e quindi risparmiare comunque abbastanza sulla produzione di un satellite. Un satellite tendenzialmente è estremamente costoso, ha ovviamente il fattore positivo che osserva un cielo che noi non possiamo osservare, però nel caso dei raggi gamma abbiamo visto che alla fine non è così male avere l'atmosfera. E un telescopio gamma a terra è fatto come in questa immagine. E questo è proprio uno dei telescopi su cui andrò a vedere. Ora, intanto iniziate a pensare a come è fatta la struttura. Ricorda vagamente quella di un telescopio normale, perché si vede, almeno spero che si veda, che ci sono degli specchi e poi in alto, dove ci sono queste stru due strutture ad arco, c'è una camera. Quindi ricorda, o comunque c'è una struttura, sembra che ci sia un fuoco e poi una camera. Ricorda vagamente un telescopio ottico. Quello che sicuramente, almeno credo, balza subito agli occhi, che intanto non c'è una cupola, cosa che di solito è fondamentale perché con la pioggia, con varie pressioni
perturbazioni il telescopio ottico sappiamo bene, io e Sandro, tra l'altro, per l'Antola e non solo, che è comunque una cupola fondamentale per un telescopio. E soprattutto non so se si riesce a vedere dall'immagine, ma gli specchi non sembrano essere posizionati molto bene, sembra essere un po' segmentati. E questo ovviamente lo rivedremo tra poco. Ma qual è il meccanismo che sfrutta un telescopio gamma a terra? Telescopio gamma a terra si chiama con questo nome un po' bizzarro, che è Imaging Atmosphere Cherenkov Telescope, ovvero un telescopio che osserva i raggi Cherenkov prodotti nell'atmosfera, la luce Cherenkov prodotta dall'atmosfera. Cos'è la luce Cherenkov? La luce Cherenkov è un fenomeno estremamente abbastanza comune. Forse non so se avete mai visto un'immagine di questo tipo in qualche film, di solito si riesce a vedere. Questa è un'immagine reale, questa luce bluastra che vedete non è una luce di un effetto di un LED posizionato all'interno o comunque in basso a questo reattore. Questa è davvero una luce prodotta naturalmente, questa è proprio la luce Cherenkov in realtà, perché è la luce prodotta da particelle, e qua seguitemi bene, particelle cariche che viaggiano nel mezzo, in questo caso l'acqua, più veloci della luce. Ora, la parola fondamentale in tutta questa frase è la parola mezzo, perché la velocità della luce nel vuoto non si può superare, e questo è un fatto che più o meno tutti sappiamo. Ma nel mezzo, quindi nell'acqua, nell'aria, la luce non viaggia esattamente come viaggia nel vuoto, viaggia un pochino più lentamente, e questo pochino lentamente, che è davvero poco, permette alle particelle cariche, quindi elettroni, protoni, principalmente elettroni in questo caso, a viaggiare un pochino più veloce, e se queste particelle viaggiano un pochino più veloce, sono in grado di produrre una luce, una radiazione, che viene chiamata radiazione Cherenkov, grazie allo scopritore, ovviamente, Cherenkov. Ora, questa spiegazione, che è una spiegazione un po' molto generica, dovrebbe ricordarvi vagamente uno stesso effetto che succede con l'aria, con il suono, la velocità del suono. Questo effetto non è un effetto così impossibile da capire, perché il boom sonico è esattamente la stessa cosa. No, è la stessa cosa, è spiegabile allo stesso modo. Poi in realtà, se andiamo a vedere nel dettaglio, la radiazione Cherenkov è prodotta in modo un pochino diverso, però in questo momento non ci interessa. All'interno del boom sonico, quello che succede è che quando un oggetto, in questo caso un jet, viaggia più veloce della velocità del suono, a questo punto nell'aria il jet è in grado di superarla e creare questa onda di pressione dietro di lui. Ok. Ora, immaginiamo che il jet sia una particella carica. A questo punto, la velocità del suono sia in realtà la velocità della luce nell'aria. A questo punto, questo cono, questa onda di pressione, che qua si vede davvero molto molto bene, la si può appunto immaginare come un cono di luce. Questa è la radiazione Cherenkov. Ok. Spero che qua sia tutto chiaro. Quindi, cosa fa un telescopio Cherenkov a terra? Questo è quello che un gruppo di divulgazione per un telescopio specifico che tra poco di cui tra poco vi parlerò, ha cercato di spiegare. Queste sono le Canarie e noi siamo appena entrati in atmosfera. Quindi vedete questo che è un po' più opaco. Siamo dentro l'atmosfera e stiamo guardando verso l'alto. Arriva un raggio gamma che interagisce con l'atmosfera e produce tantissime particelle secondarie, perché la sua energia era talmente alta che è in grado di produrre altre particelle con massa. E queste particelle con massa sono elettroni, sono positroni, sono cariche e viaggiano a una velocità altissima, producendo questo cono blu che viene osservato dai telescopi. Ok.
Non, se volete ve lo faccio rivedere, giusto per darvi ancora un'idea. Però io spero che il concetto sia chiaro. Nel momento in cui entriamo in atmosfera, noi stiamo utilizzando l'atmosfera stessa come telescopio, se vogliamo vederla in modo un po' romantico anche. Perché arriva il raggio gamma, che in realtà potrebbe essere una qualsiasi particella estremamente energetica, produce particelle secondarie che a loro volta, viaggiando più veloci della luce all'interno dell'aria, producono questa radiazione, questa luce bluastra, che è la luce Cherenkov, che fortunatamente è nel bluetto, che dura in realtà pochissimo, qua appunto è tutto molto rallentato, i telescopi si trovano all'interno di questo cono di luce e riescono a registrare un evento. Questo è come funziona un telescopio Cherenkov. Ora, come vi ho detto, in realtà non solo i raggi gamma sono in grado di fare queste cose, ma anche i raggi cosmici, quei protoni molto energetici di cui vi ho parlato poco fa. Ma abbiamo una fortuna che un raggio gamma o un raggio cosmico lascia una traccia molto diversa una dall'altra. Ora, queste sono di nuovo immagini che tra l'altro vengono utilizzate nelle presentazioni tecniche, quindi forse è un po' esagerato, però vi dà un'idea. Queste due immagini sono un grafico, nelle ascisse trovate l'altezza, l'elevazione, quindi la distanza dalla Terra, dal suolo della Terra, 0 è sul livello del mare, poi abbiamo 10 km, 20 km, 27 km, e vedete che a circa 20 km dalla Terra, quindi comunque dentro l'atmosfera, ma appena dentro l'atmosfera, un raggio gamma è in grado di produrre quello che viene chiamato sciame elettromagnetico, perché viene prodotto questo sciame, questa cascata di particelle secondarie, che sono elettroni o positroni, che a loro volta producono altre particelle perché hanno al loro interno tutta l'energia che aveva il raggio gamma, che è altissima. E di conseguenza, oltre ad avere massa, queste particelle hanno anche una velocità altissima. E la loro velocità viene poi pian piano convertita in questa radiazione Cherenkov. E allo stesso modo anche un raggio cosmico può fare la stessa cosa. Il raggio cosmico arriva in atmosfera, interagisce un po' più in basso in atmosfera, se vedete, e anche lui produce queste particelle secondarie che però producono a loro volta una cascata Cherenkov, una radiazione Cherenkov, però questa cascata vedete che è un po' più larga, perché sulle X, cosa che non avevo detto, abbiamo l'estensione laterale, quindi quanto è largo questo cono di luce che dovete immaginarvi che arriva dall'atmosfera. Ok, e il raggio gamma, quindi vedete forse lo vedete sulla destra, produce un cono, cioè un cerchio, un anello abbastanza ristretto. Invece il raggio cosmico ha questa produzione di luce Cherenkov un po' tutta più sbrodolata. E quindi noi siamo in grado di effettivamente distinguere una particella piuttosto che un'altra. Ora, per farvi un esempio pratico, sulla destra, guardate un attimo sulla destra, quello sulla sinistra, poi ne riparliamo tra pochissimo. Sulla destra vedete quattro immagini prese davvero, cioè, ora poi vi spiego come ho preso quelle immagini, però sono quattro immagini reali, di particelle reali, che sono state osservate davvero da un telescopio e di cui possiamo capire già solo ad occhio quale è una particella piuttosto che un'altra. Perché sulla sinistra, quindi in alto e in basso a sinistra, vedete questa specie di ellisse però estremamente sbrodolata. Cioè, in alto è un'ellisse che sembra quasi avere la forma di un pesce, da quanto è strana. Ora, spiegandovi un attimo i colori, il colore azzurro, il colore blu scuro sarebbe. Okay, ancora indietro. Queste immagini sono immagini della camera, quindi ogni pallino è un pixel della camera. Della camera di un telescopio Cherenkov. Ora, in blu scuro, il pixel non ha visto niente, quindi è rimasto spento. E più il colore si avvicina
al verde, poi al rosso e poi al bianco, allora quello è un pixel che si è acceso che ha visto un'intensità molto alta. Il bianco vuol dire che il pixel è saturato, si dice, quindi vuol dire che il pixel è completamente abbagliato dalla luce. In verdino ha visto un po' di luce e in blu non ha visto niente. Ok. Sperando di essere stata chiara con i colori, in alto, cioè sulla sinistra, vedete che quello che è stato visto è stata vista una specie di ellisse un pochino sbrodolata in alto e un'ellisse estremamente imponente, tanto che ha illuminato quasi, tutta, quasi mezza camera in basso a sinistra. Invece sulla destra, vediamo innanzitutto in alto a destra un anello, si vede piuttosto bene che quello che è quello che è stato rivelato è un anello di luce. Invece in basso a destra una piccola ellisse, un po' sulla destra, è stata vista, però tutto il resto della camera era spenta, quindi vuol dire che non ha visto niente. Ora, questi quattro segnali sono dei segnali osservati dai telescopi e ognuno indicano una particella diversa. In particolare, come mai? Perché quello che è un po' complicato da immaginarsi, però quello che dovete immaginare è che un telescopio che si trova all'interno di questo cono di luce, quello che vede è una sezione del cono. E quindi quello che vedrà è un'ellisse, in sostanza, perché dal cono riesco a vedere una sezione. Questa sezione più è sbrodolata e più mi va a dire che la particella che ho osservato era un raggio cosmico. Più invece l'ellisse che vado a vedere è molto, molto dettagliata, molto precisa, allora quello era un raggio gamma. L'anello invece è una particella un po' particolare, è un muone. I muoni sono in grado di viaggiare da soli e non viaggiare insieme a una cascata di altre particelle, quindi vediamo la radiazione Cherenkov prodotta da un solo muone e quello appunto è quello che si vede in alto a destra. Sono tre tipi di particelle diverse, raggi cosmici, ovvero protoni, per esempio, muoni, che il segnale lasciato in alto a destra, e il raggio gamma, che è quello che mi interessa. Ed è il segnale in basso a destra. Ora, come ultima cosa, voi a questo punto avete capito che noi non stiamo guardando stelle, o oggetti nell'universo, stiamo guardando un cono di luce che arriva dal cielo che dura per 5-20 nanosecondi, come c'è scritto a sinistra. Quindi, come facciamo a capire chi è che ha prodotto questa ellisse, questo cono di luce, da dov'è che è arrivato? Qual è la direzione? È per questo che ci serve non solo un telescopio, ma almeno due. Avendo due telescopi che vedono esattamente la stessa cosa, lo vedete nei riquadri sulla sinistra, riusciamo a triangolare la posizione del raggio gamma in particolare, perché poi è quello che ci interessa, e quindi a capire qual è la sorgente, cioè intanto la direzione del raggio gamma e quindi di conseguenza la sorgente che ha prodotto il raggio gamma. Ok, ora prometto che questa era l'ultima cosa tecnica da tenere a mente. Spero di non avervi, cioè spero di essere stata chi più chiara possibile, ecco. Perché adesso finalmente andiamo a vedere quali sono i telescopi che fanno questo lavoro, quali sono i telescopi che sono in grado di osservare la radiazione Cherenkov. Telescopi attualmente sono solo tre nel mondo e si trovano in zone abbastanza particolari nel mondo. Uno in Namibia e si chiama ESS, è un progetto principalmente tedesco, non solo, però ovviamente tutti questi progetti sono grandi collaborazioni con moltissimi enti di ricerca, quindi moltissimi stati di conseguenza. ESS in particolare ha una fortissima predominanza tedesca, poi Svizzera, Francia. Onestamente non so gli altri, ma perché non faccio parte di ESS. E vedete che non è un telescopio, sono quattro telescopi piccoli da 12 metri di diametro ciascuno, più un telescopio grande da 28 metri. Poi c'è Veritas in Arizona, che è una collaborazione fortemente americana, e anche qua ci sono quattro telescopi.
E poi abbiamo i miei affezionatissimi telescopi Magic, che si trovano alle Isole Canarie. Ed ecco qua che escono le Canarie. Sono due telescopi da 17 metri di diametro ciascuno. Vedete che quando si parla di telescopi Cherenkov, magari io parlo di S come unico telescopio, in realtà non è un unico telescopio, però sono telescopi che lavorano insieme perché triangolano la stessa posizione, di un raggio gamma. Ok. Ora andiamo a vedere più nel dettaglio i telescopi che ci interessano, ovvero Magic. Tra l'altro, notare che sia in Namibia che in Arizona, almeno per esperienza di colleghi, ci sono animali potenzialmente mortali, animali velenosi, animali pericolosi, cose del genere, puma, ci sono scorpioni, cose del genere. Alle Canarie ci sono i conigli. La cosa più pericolosa che c'è alle Canarie, cioè questa invasione di conigli, perché non avendo nessun predatore, i conigli in cima alle Isole Canarie sono veramente tantissimi. Questi sono gli animali più pericolosi, quindi un motivo in più per andare alle Canarie e non andare negli altri due telescopi, cosa che comunque ammetto mi piacerebbe molto. Questi sono i due telescopi Magic. Come vi dicevo prima, la struttura è abbastanza caratteristica, assomiglia vagamente a un telescopio ottico, però con cose che mancano tendenzialmente. Quindi vedete che c'è un paraboloide formato da tanti piccoli segmenti di specchi che formano lo specchio principale, in questo caso 17 metri, però ovviamente può cambiare dimensione, e poi questi due assi che tengono fissa la camera. Lo scatolotto che vedete dalla parte opposta è la camera, che in questo momento, tra l'altro, è aperta. Spero che si riesca a intuire, perché stavano effettivamente osservando i telescopi. Sulla destra, quell'antenna altissima era un parafulmine, che tra l'altro adesso non c'è più. È caduto qualche anno fa e hanno deciso che non valeva la pena di ricostruirlo, di metterlo su in piedi, quindi attualmente non c'è più. E vedete che appunto gli specchi sono riflettenti, sono molto riflettenti, però non sono esattamente piatti. Almeno in realtà questi due telescopi, Magic 1 e Magic 2, poi vediamo i dettagli, sono gemelli, però essendo che uno è stato costruito qualche anno dopo, che è quello più vicino, che vedete in questa foto, Magic 2, ha delle caratteristiche leggermente diverse, fa sì che gli specchi siano più piani tra di loro, quindi formino molto bene questo paraboloide. Dove si trovano, come ho già detto, alle Canarie. In particolare, le Canarie sono questo gruppo di isole spagnolo che si trova al largo del Marocco. Le isole più famose sono sicuramente Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, anche perché sono i voli diretti dall'Italia, per esempio. Lanzarote è un'altra isola molto, molto famosa. E una delle ultime isole sulla sinistra di questa immagine, quindi verso l'oceano aperto, è proprio La Palma. E ne vedete un ingrandimento sulla destra. Palma è un'isola estremamente vulcanica, credo che detenga il record di rapporto altezza larghezza dell'isola, ovvero si raggiunge la cima dell'isola in pochissimo tempo perché l'isola è molto stretta. In particolare la cima dell'isola si trova a 2500 metri e si raggiunge in un'ora di strada dal mare, quindi è veramente poco, poco tempo considerando un'analogia con l'Italia, che credo che non esista un monte raggiungibile così velocemente in Italia, almeno non credo. Ed è un'isola appunto estremamente vulcanica, nel senso tutte le isole Canarie sono vulcaniche, essendo che
appunto, le isole più al largo del Marocco sono più recenti e hanno questa caratteristica di essere appunto ancora potenzialmente attive. Infatti, tra l'altro, la Palma è stata oggetto di un'eruzione poco tempo fa, l'eruzione tra l'altro più lunga dell'ultimo secolo. E il vulcano, poi magari ve ne accenno, si trova al sud dell'isola, mentre la cima dell'isola e dove si trovano anche i telescopi si trova leggermente a nord. Dovreste vedere scritto, spero, Roque de los Muchachos, o dove c'è scritto Caldera, e quella è dove, la posizione dei telescopi. Ora, io vi faccio un excursus dell'isola perché non c'è mai stato, anche per stimolare un po' l'immaginazione, perché alla fine va bene i telescopi, però c'è anche tutto un mondo a fianco che mi piace mostrarvi, perché sono particolarmente affezionata a questa isola. Sono andata lì ormai, credo, 6 volte, 6 volte per un mese, tutte le volte ovviamente ci lascio un po' il cuore. Ci sono due immagini che vi mostrano un po' la città principale dell'isola, che si chiama Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz, tutte le isole hanno una città che si chiama Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Gran Canaria e Santa Cruz de la Palma. E vabbè, ed è molto caratteristica perché sembra un po' un villaggio dei pirati, almeno se io dovessi mai girare un film sui pirati lo girerei sicuramente a La Palma, perché ha questi balconi pieni di fiori, veramente molto affascinante. E poi è un'isola, come vi dicevo, estremamente vulcanica. Al sud dell'isola il panorama è tutto quello, come lo vedete nella foto al centro in basso, con questa mia amica che stava camminando, sembra un po' un panorama desertico, ma con questo deserto estremamente scuro. Questa è una zona, è la zona dell'eruzione, cioè della penultima eruzione a questo punto, di 50 anni fa, del vulcano Sant'Antonio, che appunto 50 anni fa è eruttato, e adesso la situazione è questa: pochissima vegetazione e questa cenere che forma un panorama abbastanza magico. Invece sulla destra, una spiaggia tipica delle Canarie, della Palma, con questa sabbia nera e questa scogliera che cade a un po' a picco sul mare. Questo è giusto per darvi un'idea di com'è l'isola, comunque dei vari frangenti dell'isola. E dopodiché un'altra cosa abbastanza bizzarra, spero che non annoi, nel caso cercherò di andare veloce, della strada che si percorre per andare su. Ora, è un video accelerato, quindi spero che non mi faccia venire mal di testa, nel caso lo fermo. Però la prima parte è una parte estremamente, quasi un po' esotica, perché è piena di cactus, piena di queste case molto particolari, questi a lato, queste mu muri a muretti a secco e così via. Comunque c'è poca vegetazione, cioè la vegetazione è presente, però è molto bassa, tipica appunto di una vegetazione non mediterranea, però magari sì, sud mediterranea, ecco. Dopodiché si arriva in pochissimo tempo, come vi dicevo, in questa vegetazione che sembra la strada per andare all'Antola, è una strada estremamente boschiva. Ci sono veramente tantissime piante, vegetazioni, ci sono tantissimi sentieri all'interno, ed è un po' come una macchia mediterranea normalissima, con castagni, comunque piante che si possono benissimo riconoscere. E poi, arrivati a 1000 metri, si arriva in questa foresta, io la chiamo foresta, però sono questo bosco di piante altissime, di aghifogli, che tendenzialmente si trovano sempre tra le nuvole, perché le nuvole si formano a 1000 metri circa e permettono, appunto, si ha questa inversione termica, per cui sotto, cioè, l'isola, la cima dell'isola si trova quasi sempre sopra le nuvole. E dopodiché, dopo quest'ultima fase, si arriva in quest'ultima ambiente, che è estremamente vulcanico, con questa pietra rossa. Non ci sono più alberi, ci sono solo questi cespugli non lo so, onestamente, credo anche ginestre, però purtroppo non sono esperta. E vedete qua che iniziano a vedersi i telescopi. Vedete le nuvole in basso e finalmente vediamo i telescopi che compaiono.
Ora, tutta questa struttura si chiama ORM per l'abbreviazione di Osservatorio del Roque de los Muchachos, perché la cima si chiama proprio così a causa di tre piccole roccette che sembrano dei muchachos, dei de ragazzi, da lontano sembra il picco dove ci sono sempre questi tre ragazzi, ecco. E questo è uno scatto che ho fatto l'ultima volta che sono andata alle Canarie, quindi il mese scorso, in cui abbiamo avuto la fortuna o sfortuna, dipende un po' dai punti di vista, di avere tantissima neve. Infatti, rimpianto di non aver portato gli sci. Ora, questa foto è in realtà fatta dall'alto, non dal basso da cui ci si arriva, però l'ho inserita perché non ho trovato una foto con tutti i telescopi dal basso. E volevo farvi una micro panoramica di quali sono i telescopi che sono presenti all'osservatorio. Ovviamente non ci sono solo i MAGIC, i telescopi su cui lavoro, ma ci sono tantissimi altri telescopi. Innanzitutto, partendo da sinistra e dal basso, vi ho fatto un po' un ingrandimento della foto. Quella specie di caffettiera che vedete è il TNG, il Telescopio Nazionale Galileo, che è il telescopio più grande italiano, 4 metri di diametro, ed è utilizzato principalmente da italiani, ovviamente, ed è famoso per fare studi di esopianeti, di spettroscopia, quindi va a studiare. Cerca di studiare le atmosfere dei pianeti, ha comunque una molto molto forte dal punto di vista della spettroscopia. Dopodiché, sempre nella foto, nella panoramica centrale, si intravede questo fungo, e in basso di nuovo c'è uno zoom, quello è il Gran Tecan, il grande telescopio delle Canarie, ed è attualmente il telescopio più grande delle isole Canarie, ma anche il telescopio più grande al mondo, un telescopio da ottico da 10 metri di diametro. In realtà, appunto, gli altri telescopi molto famosi sono il Very Large Telescope, il VLT o l'LBT, sono telescopi da 8 metri di diametro che però lavorando insieme, il VLT in particolare sono quattro telescopi, quindi effettivamente hanno delle efficienze maggiori del Gran Tecan, però attualmente ufficialmente è lui il più grande al mondo, prima che costruiscano ovviamente gli altri. Nella foto centrale in basso vi ho fatto uno zoom di quello che si vede a 300 metri di distanza da dove ho scattato la foto. La struttura lunga sulla sinistra è la residenza, ovvero dove alloggiano gli astronomi, mentre i tre telescopi che adesso sono visti da dietro due sono i telescopi MAGIC e uno si chiama LST, perché con grandissima fantasia gli astronomi l'hanno chiamato Large Size Telescope, ed è anche lui un telescopio Cherenkov, che però fa parte di un altro progetto. Invece sulla sinistra c'è un po' i primi telescopi che sono stati costruiti qua, sulla destra, scusate. In alto vedete uno zoom del NOT, Nordic Optical Telescope, ed è un piccolo telescopio che viene utilizzato tantissimo per la didattica, per studenti sia liceali che anche studenti universitari, e poi fa ancora tanta, tanta ricerca. Lì è un po' uno studio vecchio stile, nel senso che l'astronomo richiede di osservare con il NOT e poi deve andare al telescopio, prendersi i dati, scaricarseli, tornare a casa e analizzarseli. È molto, molto carino. E poi sulla destra ancora c'è tutto appunto il panorama di telescopi costruiti negli anni 70 dall'Istituto delle Canarie di Astronomia, e sono telescopi da 4 metri di diametro, il più grande, il William Herschel Telescope. Ci sono due torri solari, due telescopi solari, uno tra l'altro era il telescopio più grande prima che costruissero 2 anni fa il telescopio solare attuale, che mi sembra che sia 8 metri se non sbaglio, ed è adesso lui il telescopio più grande, ma prima questo qua da 2 metri aveva il primato di telescopio più grande solare, e poi vari altri piccoli telescopi, di cui appunto ce ne sono circa una ventina in tutto di telescopi, quindi sono veramente, veramente tanti. Tornando ai MAGIC, volevo farvi vedere un po' di immagini di vita lì.
Spero che non ci sia appunto l'idea che poi noi non lavoriamo mai, però effettivamente io quando fotografo magari stiamo facendo cose che non sono sempre legate al lavoro. In particolare di giorno, quello che per noi è l'altro giorno è abbastanza corto perché ci si sveglia piuttosto tardi. Io ho guardato l'altro giorno quando avevo impostato le sveglie e in questo periodo ce l'avevo a mezzogiorno o addirittura alle 4 del pomeriggio. Poi in realtà mi svegliavo sempre prima perché faccio fatica a fare il cambio giorno-notte, però questo è un mio problema. E vedete che quello che si fa di solito, beh, non si è mai da soli quando si va là, si è un gruppo di 3 o 4 persone e vedete che di giorno quello che si fa, si passeggia, si va in giro a fare delle grandi passeggiate, si lavora magari ai telescopi per aggiustare cose, questioni tecniche, per esempio in questo caso. C'era un problema con il telescopio ottico che fa dei controlli sulla trasmissione dell'atmosfera e il personaggio col caschetto blu è un operatore che vive proprio alla Palma e viene su ai telescopi solo in caso di problema e in quel caso avevamo un problema e ovviamente lo stavamo aiutando. Oppure si fa colazione, il nostro lavoro quotidiano, si cerca di stare dietro a tutte le mail che arrivano e così via. Altre cose che si fanno, vabbè, si gioca tutti insieme. Ovviamente qua in questo caso eravamo, in questo ultimo periodo ero con 2 spagnoli, un altro italiano, una croata e un ungherese, mi sembra. C'era anche una tedesca, perché eravamo due gruppi uniti, cioè due telescopi diversi, però facevamo un po' la vita tutti insieme. E vedete qua stavamo facendo un po' di jogging, oppure in un altro turno siamo andati a esplorare questa foresta piena di fiori, che succede circa nel periodo di maggio, oppure si va giù verso il mare, verso la città a fare la spesa. E qua, vabbè, una foto abbastanza goliardica tra le vie di Santa Cruz, che è, come vi dicevo prima, la città più importante. Quando però si arriva un po' all'ora del tramonto, vedete i colori del tramonto, quello che si fa è entrare dentro i telescopi e, con un termine molto tecnico, sparcheggiarli, ovvero rimuovere tutte le protezioni di sicurezza che ci sono per i telescopi e toglierli dalla posizione di parcheggio. Ora, questo è Magic 2, questo era l'operatore che lavorava con me. E niente, qua mi sa che non si vede niente, ma nella immagine dopo, nel video dopo, vedete che stiamo rimuovendo dalla posizione di parcheggio il telescopio. Mi scuso per i video magari di bassa qualità, però vedete che quello che si fa a mano, bisogna andare a schiacciare un pulsante e girare una chiave per tirare su i telescopi. In questo modo si possono poi operare, perché altrimenti, essendo che sono strutture senza cupola, bisogna un po' riuscire a renderli sicuri quando ci sono condizioni avverse, tipo il vento forte o la pioggia, beh, anche se la pioggia in questo caso non andrebbe a impattare, però il vento forte potrebbe muovere il telescopio e andarlo a rovinare, invece lo si tiene fisso in una posizione. Di sera, quando si iniziano i lavori, bisogna appunto andare lì e rimuovere le protezioni per il vento. Dall'esterno quello che succede è una cosa di questo tipo. I telescopi sono lì, a un certo punto si vedranno delle luci, vedete che si sono alzati e dopodiché quando arriva buio iniziano a muoversi e a puntare contro degli oggetti. Ok, un video un po' veloce, però spero che abbia reso l'idea, ecco. Questo è un altro video in cui di nuovo vi faccio vedere la stessa cosa. Una volta che sono stati rimossi, sono stati sparcheggiati, quindi non si trovano più nella posizione fissa, allora possiamo muoverli. I telescopi Magic hanno la caratteristica, ma in realtà tutti i telescopi Cherenkov, di muoversi in modo estremamente rapido. Ora, forse in questo video è un video in tempo reale. E loro sono in grado in una ventina di secondi di fare un giro attorno a loro stessi, perché gli oggetti che vogliamo andare a vedere, alcuni degli oggetti in particolare, sono oggetti estremamente rapidi, si chiamano oggetti transienti. In particolare c'è
una categoria molto, molto importante, che sono i gamma ray burst, i lampi di raggi gamma, che avvengono proprio per pochissimi nanosecondi. Quindi bisogna essere in grado di muoversi e muovere tutta questa struttura da 17 metri di diametro, vi ricordo, muoverla in un'altra posizione, perché magari un telescopio o un satellite ha dato l'allerta della presenza di un gamma ray burst, questi si muovono. Automaticamente si vanno a riposizionare e cominciano a osservare sperabilmente il gamma ray burst. Telescopi Magic hanno visto il primo gamma ray burst dopo 15 anni di attività, ed è stato ovviamente una cosa estremamente importante per la ricerca e per capire come funzionano e da cosa sono prodotti questi lampi di raggi gamma. Una volta effettuate le attività all'esterno, si entra all'interno di quella che viene chiamata Canteen House, dove appunto vedete questi schermi, e quello che si fa tutta la notte è osservare e guardare questi schermi. Gli schermi sono tanti perché sono due telescopi, in realtà se no si potrebbero molto compattare. Spero che vediate il mio mouse, spero di sì. Dando per scontato, comunque cerco di anche spiegarmi a parole, in alto i due schermi in alto servono rispettivamente, servono tutte e due per guardare le condizioni meteo, quindi una centrale meteo, si intravede una sky camera, cioè la visione del satellite, poi delle informazioni sulla temperatura, sull'umidità, sul vento e così via. E anche l'altro schermo sulla sinistra va a indicare informazioni sull'atmosfera in modo più generico. Dopodiché, la prima striscia di cinque schermi, i due più sulla sinistra, che hanno questo grosso cerchio già verde, va a indicare, cioè, almeno delle informazioni sugli specchi, perché gli specchi, tutte le volte che il telescopio si muove, devono riposizionarsi. Questo principalmente perché la struttura è molto pesante, e quindi quando guardo verso l'alto, quando guardo una sorgente verso il basso, gli specchi devono posizionarsi in modo un po' diverso per riuscire a focalizzare l'immagine sulla camera. E quindi ho bisogno di sapere se gli specchi, i pistoni che si trovano dietro gli specchi, sono reattivi, funzionano e va tutto bene. In basso invece, quindi nella striscia più in basso, sotto questi due schermi, i primi due, ci sono le informazioni invece sul puntamento e sulla posizione dei telescopi in generale. Quindi questi sottosistemi, quindi sono degli script che servono per controllare che il telescopio stia puntando, che stia inseguendo l'oggetto e così via. Oh no, non volevo. Oh no, scusate, ho fatto un pasticcio. Ok. Ora, invece, passando sulla destra, i due schermi più in basso, che hanno questi due cerchi, uno verde e uno nero, sono gli schermi che vanno a indicare la camera. Quindi di nuovo informazioni sulla camera, il fatto che tutti i pixel siano reattivi e così via. L'unico altro schermo importante è quello in basso centrale, che è quello che va a controllare che tutti i sottosistemi, quindi gli specchi, la camera, il drive, quindi l'inseguimento e così via, funzionino molto bene. Ed è l'unico schermo che davvero poi andiamo a osservare, guardiamo tutto il tempo, su cui andiamo a fare veramente delle attività. Gli altri sono più principalmente per controllo generico. Ok, quello che si fa, appunto, ci si mette lì, si lavora e poi è inevitabile che lo schermo, quello invece centrale, come avrete capito nella striscia in alto centrale, viene utilizzato un po' per lo svago, perché passare tutta la notte da soli, in silenzio, non è pensabile, che alla fine si ascolta la musica e intanto si lavora. Ora, dall'esterno invece cosa sta succedendo? Sta succedendo questo. I telescopi stanno inseguendo un oggetto, intanto appunto le stelle vanno in direzione del tramonto in sottofondo. E vabbè, una cosa che a me piace tantissimo è abbandonare la mia camera fuori, dimenticarmela tendenzialmente e poi ritornare qualche ora dopo con qualche immagine. Ogni tanto la camera si spegne, ci sono problemi, però per ora l'ho sempre ritrovata, per esempio, che credo che sia una cosa molto importante.
E un altro timelapse che volevo farvi vedere è questo, perché sembra che stia venendo giorno, in realtà sta sorgendo la Luna. E non tutti i telescopi Cherenkov sono in grado di vedere, di osservare anche con la Luna, perché la Luna effettivamente, guardate come fa schiarire tutto il cielo. E siccome noi stiamo guardando una radiazione Cherenkov che è estremamente debole, appunto, è abbastanza complesso riuscire a utilizzare questi telescopi anche in fase di luna quasi piena. Beh, qua vi ho messo su un po' di altre immagini di cosa facciamo. Principalmente, appunto, o lavoriamo, osserviamo, utilizziamo lo schermo centrale per guardare anche film, comunque cercare di passare la notte nel miglior modo possibile. Invece, quando è brutto tempo e quest'inverno è stato veramente sfortunato, cioè è anche bello perché comunque si hanno questi momenti di estrema convivialità con le persone che si conoscono lì sul momento, quindi si parla in inglese, si conoscono altre culture, altri modi di vivere ed è estremamente anche divertente. Tendenzialmente va sempre bene, poi ci sono anche le persone con cui magari ti trovi meglio, con cui ti trovi peggio, però solo un mese si può sopravvivere. E una delle cose più belle, secondo me, da fare è andare a finire la notte di lavoro andando a vedere l'alba, cosa che effettivamente è bellissima, è veramente qualcosa che a me affascina sempre tantissimo, non solo per l'alba in sé. Se guardate nella prima immagine sulla sinistra, si vede abbastanza chiaramente, spero, anche se nel mio computer si vede chiaramente, spero anche nel vostro, si vede in lontananza Tenerife, che è l'altra isola famosa delle Canarie, l'isola più vicina a quella della Palma, ed è sempre bello perché il sole sorge sempre vicino all'isola di Tenerife. Però dall'altra parte dell'isola, quindi se si guarda in basso a destra, si può chiaramente vedere l'ombra dell'isola della Palma proiettata sul mare o sul mare di nuvole, in questo caso tra l'altro sopra il TNG, e secondo me di nuovo è una cosa estremamente bella. L'unico problema di andare a vedere l'alba è che ti sveglia tantissimo. Se alle 6 del mattino ormai sei convinto che puoi farcela, finire di osservare e poi andare a dormire, quando vedi l'alba dici ok, cominciamo la giornata, mi metto a lavorare, e invece no, bisogna andare a dormire, si fa un po' fatica, però poi si riesce ad addormentarsi e a pian piano a uscire da questo ciclo giorno-notte e riuscire a invertirlo. Bene, io spero di aver fatto una carrellata di immagini non troppo noiose. L'unica cosa che volevo farvi ancora vedere è la situazione che c'è stata questo inverno, nel senso che siamo stati davvero molto sfortunati e fortunati perché abbiamo avuto tanta neve, e queste sono le foto che durante la mattina mi svegliavo, questa era un po' la situazione, avvolti dalle nuvole e con la neve per terra. E niente, quindi in queste occasioni ovviamente le osservazioni sono state un po' problematiche. Principalmente l'altro problema che c'è stato è il vulcano. Il vulcano, come vi ho detto, è stata un'eruzione molto lunga, 87 giorni, cosa che è stata una delle più lunghe delle ultime eruzioni registrate alla Palma. Fortunatamente, o comunque in generale, tutti i vulcani che possono eruttare, le bocche aperte della Palma, si trovano tutte al sud, quindi non possono intaccare in modo estremamente grave il telescopio e i telescopi in generale, l'osservatorio. Ovviamente le ceneri possono arrivare, questo credo vicino ai telescopi, questo è inevitabile. Le ceneri possono arrivare sopra, possono spingersi in direzione nord in questo caso, e quindi poi andare a creare molti problemi per l'osservatorio. L'osservazione che abbiamo fatto noi servivano proprio a controllare che le polveri che erano arrivate nel periodo di dicembre, novembre-dicembre, non avessero creato troppi danni al telescopio. Non abbiamo potuto fare tutte le verifiche a causa della neve, però va bene. E questo appunto è quello che si vede dalla cima del Roque, dalla cima del vulcano, quindi da dove ci sono i telescopi, e quella è una delle ultime fumate fatte dal vulcano Cumbre Vieja, che è quello eruttato. Ora, dopo tutto questo excursus, davvero concludo con le ultime due slide.
Parlando un po' del futuro, Magic alla fine lavora da 15 anni abbondanti e prima o poi avrà finito un po' il suo ciclo di vita, ma abbiamo già il futuro in tasca. In particolare l'Italia sta investendo davvero tantissimo su questo tipo di telescopi. C'è un prototipo sull'Etna, quindi vuol dire che ci piacciono i vulcani. E infatti 9 di questo tipo di prototipo, che si chiama Astri, verrà realizzato niente poco di meno che a Tenerife, che è di nuovo un'altra isola vulcanica. Noi vulcani, telescopi Cherenkov e vulcani probabilmente hanno un forte legame ancora nascosto. E invece l'altra grande collaborazione di telescopi Cherenkov, che è già quasi in corso d'opera, è quella che si chiama CTA, Cherenkov Telescope Array. Il CTA è un mega consorzio che racchiude praticamente tutti, perché ci sono gli americani, ci sono un sacco di paesi europei, ci sono un sacco di paesi asiatici che stanno lavorando, c'è il Sudafrica, ci sono veramente tantissimi contributi. Ed è un, dovrebbe essere, dovrebbero essere due siti di telescopi, uno posto proprio alla Palma e l'altro invece sulle Ande, in Cile. E in particolare vedete che avrà tre tipi di telescopi diversi. Con tutta la fantasia, i Large Size Telescope, che sono i telescopi più grandi, i Medium Size Telescope e gli Small Size Telescope, di cui tra l'altro Astri farà parte, quindi è tutto un po' unito. A proposito del Large Size Telescope, un prototipo è già costruito a La Palma, è il fratello maggiore dei Magic, un telescopio da 24 metri di diametro, e vedete che stanno già facendo dei lavori di calibrazione, è in fase di test e molto presto comincerà a fare scienza, a livello al 100%. Ecco, adesso è principalmente utilizzato per degli studi, calibrazioni e così via. E niente, io con questa immagine vi ringrazio intanto di aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Spero di non essere stata troppo noiosa e spero che abbiate qualche domanda, qualche curiosità. Grazie. Grazie a te, Chiara. Sì, ci sono due domande in chat, te le faccio tutte e due, così poi le puoi rispondere in sequenza. Una è quanti raggi gamma ha registrato e l'altra è se le intemperie non danneggiano questi telescopi. Allora, quanti raggi di gamma? Ok, ovviamente non lo so, sono tanti raggi gamma, non sono tantissimi, però considerate che arriva un raggio gamma abbiamo un raggio gamma ogni 20.000 raggi cosmici, quindi abbiamo un sacco di rumore, perché i raggi cosmici sono appunto quei segnali che noi non vogliamo. Al secondo credo che arrivino, credo 2 o 3 raggi gamma al secondo, per esempio dalla CRAB, quindi abbiamo comunque abbastanza segnale. Non saprei dare più informazioni, ecco, più specifiche. Sulle intemperie, sì, ci sono altissimi rischi che il telescopio venga danneggiato. Per esempio, gli specchi vengono cambiati quasi ogni 2 anni, a causa di questo. Però è molto meno costoso cambiare gli specchi piuttosto che mettere una cupola per cercare di schermare e proteggere il telescopio, anche perché la cupola dovrebbe muoversi velocemente, come si muove il telescopio, per esempio, per i raggi, per i gamma ray burst, e questo è abbastanza difficile. Grazie. Niente, dice, aspetta. Ok, Luigi ci chiede se avete con quale criterio fate il programma osservativo ogni sera, se avete qualche criterio particolare o. Sì, allora, c'è proprio all'interno della collaborazione Magic, c'è un gruppo di persone che fa proprio questo di lavoro. All'inizio di ogni periodo di osservazione, che comincia con la luna piena e finisce con la luna piena successiva, il lavoro è proprio quello di andare a fare una selezione delle sorgenti che sono state proposte. Quindi, sempre all'interno della collaborazione si fanno questi proposal, ovvero
queste proposte di osservazione. Io stesso ho fatto delle proposte per osservare delle sorgenti. C'è una commissione che poi valuta se queste proposte sono valide e quanto valide, quanto dare priorità a una sorgente piuttosto che un'altra. Dopodiché, dopo che si ha questo elenco, si sceglie di mese in mese quale osservare e con quanta frequenza, a seconda di dove si trova nel cielo, a seconda delle varie caratteristiche, se c'è la luna, non c'è la luna. La cosa un po' curiosa è che quando io vado a osservare, non per forza vado a osservare la mia sorgente. Quello che vado a fare in realtà è un servizio per la collaborazione. Quindi, mentre per molti telescopi, per i telescopi ottici, alla fine l'astronomo va a prendersi i propri dati, qui invece è più un lavoro di collaborazione. Io vado a fare un servizio, quello che osservo, osservo e ovviamente cerco di farlo al meglio, non ho nessun interesse nel danneggiare l'osservazione di qualcun altro, ecco. E i criteri che vengono utilizzati in generale è dove si trova nel cielo, a che altezza la sorgente si trova nel cielo, quanto è vicino la Luna. E poi in realtà non saprei, ecco, io piuttosto faccio, oltre a osservare, coordino un altro gruppo all'interno del gruppo, all'interno di Magic, quindi non so i dettagli. Ok, perfetto, grazie. Sabino Damiano ha una mano alzata. Ma il tempo nuvolo o sereno non influisce minimamente, o sì? No, 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 ovviamente con tempo nuvolo non si può osservare. Questi lampi di raggi gamma di luce Cherenkov è estremamente debole e quindi anche se c'è un po' di, per esempio, un po' di nebbiolina o il calima, che è un fenomeno che si ha alle Isole Canarie, in cui il vento porta in direzione delle isole la sabbia del Sahara, quindi si ha un po' di polvere nell'aria, questo va a degradare tantissimo le osservazioni, quindi il cielo deve essere abbastanza buono, ecco. Ok, ci sono altre domande? Direi di no. Li ho Guardo su internet. stancati. Sì, no, sei stata chiarissima, è molto bello anche appunto questo pezzo di vita di astronomia, cioè di vita astronomica, ecco, come diceva Lerio. E va bene, visto che non ci sono altre domande, lascio la parola a Sandro per i ringraziamenti finali e vi ricordo l'appuntamento all'11 marzo prossimo, per la prossima serata, parleremo del cielo primaverile e vi aspettiamo numerosi e a presto. Sandra, a te la parola e poi Luigi dei Polaris e ci salutiamo. Grazie Chiara, ciao. Allora, io volevo innanzitutto ringraziare Chiara per questo suo intervento. Le foto che ha mostrato sono veramente belle, sono mozzafiato. Io quando so che Chiara è alle Canarie, gli chiedo sempre: ma manda qualche foto, perché l'aspetto paesaggistico è veramente notevole. Ho conosciuto Chiara e ogni volta che vedo una sua presentazione, ho conosciuto Chiara un po' di anni fa, quando stava svolgendo la sua tesi e stava cercando di calibrare con mille difficoltà il telescopio dell'Antola. Ogni volta vedo una presentazione diversa, ogni volta trovo una presentazione più bella e più appassionante. Quindi la ringrazio a nome di tutto il gruppo Astrofili Savonesi per questa bellissima dissertazione di questa sera. Lascio la parola a Gigi degli Astrofili Polaris di Genova. Bene, ringrazio anch'io Chiara, insomma, di aver condiviso con noi un pezzo della vita degli astronomi, è stato molto interessante e affascinante, su un argomento, fra l'altro, che non è così approfondito dagli astrofili.